Amici di Fano TV, bentrovati. Questa sera siamo a Fano alla cooperativa Tre Ponti, grazie alla ditta Centroluce di Bellocchi che ha organizzato una vera e propria festa dedicata ai 50 anni lavorativi del titolare, il signor Angelo Bartolucci, il quale ha pensato bene di invitare degli ospiti speciali, coloro che hanno contribuito alla sua crescita personale e formativa, quindi quelli che lo hanno seguito nel percorso scolastico e poi quelli che lo hanno seguito nel percorso lavorativo. Sarà una serata di ricordi, di racconti, di aneddoti, ma soprattutto di grandi emozioni. Come abbiamo detto in apertura, questa sera si festeggiano i 50 anni dell'attività lavorativa del signor Bartolucci, non dell'azienda che invece ne compie 35. Lavorativa. Esatto, io ho fatto 5 anni alla GNS da dipendente, poi ho fatto 10 anni, anzi 9 e mezzo, con un socio, elettromeccanica Beta, e poi sono partito come Centroluce, perciò abbiamo fatto 5 anni. Ho iniziato a lavorare nel 73 e nel 23 vediamo di fare 50 anni. Assolutamente sì, quindi riguarda questo festeggiamento la sua attività personale come lavoratore. La ditta compie 35 anni e questa sera ci sono tante persone, tanti invitati speciali, perché come ho accennato in apertura, ritorniamo ai tempi della scuola, all'istituto Don Orione, l'istituto professionale. Sì, io infatti ho voluto invitare i miei professori, Giorgi, Ricci in particolare, che sono stati mi hanno portato all'insegnamento, poi sono contento della GNS che ho trovato il lavoro che mi ha dato la professionalità e poi ho messo su in proprio, tanti anni in proprio. Che cosa ci può raccontare della sua esperienza? La mia esperienza è bellissima, abbiamo vissuto un periodo bellissimo dove abbiamo lavorato e cercato di guadagnare qualcosa, ma però il lavoro è bello, io non mi pesa, ecco, tutto qua. Lei lavora con passione? Sì, sempre. Io parto la mattina alle 7 e torno alle 7 alle 8. E il lavoro, come dicevo, non mi pesa e di conseguenza finché posso vado avanti. Allora, la sua ditta si occupa di manutenzione e installazione di impianti elettrici. Infatti la mia ditta si occupa di impianti elettrici industriali, più non nel settore civile, dove facciamo le riparazioni e manutenzione industriale. Signor Bartolucci, è una bella soddisfazione continuare a lavorare con il sorriso, soprattutto in questi anni dove si è parlato tanto di crisi, prima economica e poi la pandemia. Quindi lei ancora lavora con tanta energia e con certo ritmo. Sì, purtroppo il lavoro a volte mi impegna anche a essere presente, perché io dico sempre che chi ha un'azienda è come una macina. Quando sei dentro bisogna macinare, altrimenti esci e finisce. Però questo, come dicevo, non mi pesa e vado avanti. Qual è il suo segreto, se c'è un segreto? Il segreto? La costanza. La costanza è avere tanta pazienza e non prendersela se qualcuno a volte ti chirpesta. Te devi sempre reagire e andare avanti. Le faccio una domanda che esce un po' dal seminato, come si dice. Questa sera, da 1 a 10, quanto è emozionato? Tanto, 10, spero che tutto vada bene e fili liscio. Assolutamente sì, sarà una bella festa. Siamo davvero curiosi di conoscere i suoi invitati che ci racconteranno qualcosa in più di lei. Intanto noi le facciamo i nostri complimenti. Grazie. Io quello che posso dire, in 50 anni, anzi no, in 35 di Centroluce, non ho avuto né una causa né una contestazione, mai niente, perciò vado testa alta e fiero di me stesso. Quindi il famoso slogan soddisfatti o rimborsati in questo caso finisce con soddisfatti. Soddisfatti, sempre soddisfatti. Gentili ospiti, gentili commensali, buonasera a tutti e benvenuti a questa grande festa dedicata al signor Angelo Bartolucci, che questa sera festeggia 50 anni di attività lavorativa. Parte l'applauso senza nemmeno chiederlo, penso uno dei pochissimi eventi in cui mi è capitata questa cosa. Quindi innanzitutto benvenuti a tutti, faccio gli onori di casa ringraziandovi, perché so quanto il signor Bartolucci ci teneva alla presenza di ognuno di voi. Ci saranno delle sorprese nel corso di questa serata, quindi cenate tranquilli, rilassatevi, divertitevi. Il signor Angelo però vuole dirvi qualcosa.
Niente, io ringrazio tutti voi della vostra partecipazione e mi scuserà se qualcuno non l'ho invitato perché per tanti motivi è saltato, abbi pazienza. Il resto, grazie a tutti, buon appetito e andiamo avanti. Percorso scolastico, quindi ritorniamo nei banchi di scuola grazie al professore di quale disciplina? Disciplina elettrotecnica, quindi settore elettrico. Abbiamo iniziato praticamente a trasformare il settore da radio TV in elettromeccanica, quindi il periodo era quello e loro sono stati i nostri primi allievi, diciamo così, di questa trasformazione. Ma il signor Bartolucci aveva già questa predisposizione? Diciamo che il Bartolucci, il gruppo degli allievi che avevamo in quel periodo, avevano già una preparazione di base, diciamo così, perché venivano da famiglie che avevano la capacità, il lavoro, quindi la scuola era la preparazione al lavoro, è chiaro che avevano un quid rispetto ad oggi in più. Non c'era il bullismo, questo è sicuro, perché quella volta qualche scappaccione si poteva anche dare, fra virgolette. Quindi c'era un altro rapporto evidentemente tra insegnante, allievi e genitori, che era molto ma molto importante. Comunque il signor Bartolucci era un bravo allievo. Allora, il gruppo di questi, Bartolucci e altri, lui era uno di quelli che veramente aveva delle grosse capacità manuali ma anche intellettive, cioè di apprendere, perché erano interessati ad apprendere evidentemente le nostre lezioni. Io facevo teoria, però c'era la pratica che la faceva da padrone. E allora sentiamo un altro professore, prego. Allora, lei è il professor? Giorgi Piero. Che cosa insegnava? Dunque, io insegnavo materie di laboratorio elettrico ad Angelo Bartolucci. Che ricordi ha di questo studente? Io di Angelo Bartolucci ho dei ricordi eccezionali, in questo senso che è stato tra i ragazzi migliori del corso. Lui e un certo Fiorenzo Baciaglia, i due migliori, ma il corso all'80% era un corso positivo, diciamo, mentre oggi facciamo un po' fatica avere dei ragazzi di quel livello, quindi abbiamo un po' di difficoltà a livello educativo, comportamentale, sulla puntualità a scuola, sul comportamento. I primi mesi di corso li dobbiamo consumare, diciamo, alla educazione degli ambienti, alle normative di sicurezza, alla conoscenza delle attrezzature, dei laboratori e quant'altro, con un'intensità molto maggiore rispetto a quei tempi. Che effetto le fa ritrovarsi a celebrare i 50 anni di attività lavorativa di un suo ex allievo? Allora, veramente Angelo ci ha fatto una grossa sorpresa. Io sapevo che era ed è una persona eccezionale nel mondo del lavoro, a livello sociale e quant'altro. Però festeggiare i 50 anni a questo livello, insomma, veramente è eccezionale. Sono molto contento, ma io le dirò di più. Nonostante che ho una certa età, io continuo con il Centro Donorione di Fano a portare i ragazzi del secondo, terzo anno e quelli del quarto in stage in azienda. E l'azienda, il Centro Luce di Angelo Bartolucci e tutte le migliori aziende del territorio collaborano con il Donorione di Fano alla formazione dei giovani, perché il nostro obiettivo non è tanto lo stage al momento, ma è l'assunzione del posto di lavoro. Quindi i nostri allievi devono sentirsi parte integrale della società, si devono sentire dipendenti di quell'azienda, non allievi in quel momento. Grazie del suo contributo e buona serata. Buonasera. Ecco che avviene la consegna delle targhe, scatta l'applauso, il ricordo di questa serata e dei tempi
della scuola, i tempi dell'Istituto Professionale Don Orione. Ed è davvero un grande privilegio questa sera per tutti quanti. Cosa c'è scritto in questa... Leggiamolo qua, cosa c'è scritto? Allora, io ho pensato, il mio pensiero, se ho sbagliato non lo so, per l'indirizzo di lavoro datogli nel periodo di scuola professionale presso l'Istituto Don Orione nell'anno 72-73. E 73, e va bene, grazie, grazie. Questo racconto abbiamo appreso che il signor Bartolucci ha lavorato in questa ditta GNS. Sì, era uno dei dipendenti dove c'è stata sempre una grande collaborazione, posso dire uno dei figli, una grande collaborazione che tuttora rimane, perché basta vedere questa platea di persone che siamo qui, ma non soltanto io. Ci sono anche tutti i dipendenti, molti dipendenti della nostra azienda, che noi abbiamo festeggiato l'anno scorso, che ci siamo incontrati 56 dipendenti che hanno fatto la rotazione dei nostri 42 anni di attività. Allora, lei era uno dei soci di questa ditta in cui il signor Angelo è cresciuto, ha fatto tanta pratica, ma si ricorda qualche aneddoto particolare, magari anche divertente? Ma posso dire una cosa, allora era un altro sistema, era una forma di famiglia e Angelo è stato sempre un grande collaboratore, un gran lavoratore, una persona sempre corretta e in tutti i sensi, come tanti degli altri. E questo posso dire che era un pilastro della nostra azienda, come tutti gli altri. E questo fa onore, perché tuttora, dopo tanta strada, perché io, la GNS è nata del 61 e io sono stato nella società fino il 2002, perciò 41 anni di matrimonio di un'azienda, penso che sia stato. E lui con noi è stato tanti anni, ha imparato la sua professione con molta serietà e oggi ha creato un'azienda di alto rispetto che fa onore a tutti. La consegna delle targhe al signor Nicu Santi, gli ex soci della GNS. Ecco qui Sorcinelli e ai figli del signor Giacomini. Allora facciamo un applauso agli ex soci della GNS. Dobbiamo andare ancora un po' più indietro nel tempo, perché abbiamo nominato la ditta GNS, ma abbiamo qui proprio il fondatore. La N, la Nicu Santi. Ma prima della GNS era Giacomini e Nicu Santi, ci tengo a dirlo, perché Giacomini poverino non c'è più, ma Giacomini e Nicu Santi è nata nel 1958 in via 4 novembre. Quindi lei è stato il precursore. Eravamo Giacomini e io, che avevamo fatto questa ditta, eravamo dipendenti dello stesso artigiano che ci ha imparato il mestiere, elettromeccanica pura. E poi lui, siccome è dovuto andare a fare il militare, allora io ho lasciato il lavoro da apprendista e mi sono messo con lui. E ho preso la vita sua nel 1958. E poi nel corso degli anni è arrivato ad apprendere il mestiere, ad apprendere la tecnica, Angelo Bartolucci. Angelo Bartolucci, fra tanti altri che purtroppo i nomi non me li ricordo. Allora, che cosa si ricorda di Angelo? Che era nel reparto degli avvolgimenti, che seguiva più di tutto l'impiantistica. Io invece seguivo più l'elettromeccanica e motori, lui invece seguiva più l'impiantistica. Me lo ricordo come un bravo apprendista che veniva insieme ad altri ragazzi. Ha visto quanta strada ha fatto anche lui, ha visto dove è arrivato? Forse ha avuto anche un po' di buona scuola. Assolutamente sì, ed è per questo che abbiamo voluto parlare anche con lei. Io, perché di quello che sono riuscito a fare nel mestiere,
do molto merito che me l'ha insegnato nel 1953. Do molto merito all'insegnante, il maestro di mestiere. E anche da noi ci sono stati, oltre a Angelo, anche altri, forse hanno fatto un buon apprendimento perché eravamo del mestiere. Assolutamente sì, ha avuto un buon maestro, lo diciamo. Maestri di mestiere, sì. Va bene, grazie e buona serata. E per concludere la rosa degli ex soci della GNS, parliamo anche con uno dei figli del signor Giacomini. Giovanni, buonasera. Buonasera. Ma sono qua molto contento di essere qua perché mio babbo sarebbe stato contento, insomma. Per lui era quando i suoi dipendenti se ne andavano e facevano e mettevano su un'azienda, per lui era una soddisfazione perché voleva dire che aveva lavorato bene, insomma. Poi l'azienda è sempre stata una famiglia, quindi per noi, io da piccolino sono cresciuto con tutti gli operai di mio babbo, quindi insomma essere qua per me è un onore, insomma. Ecco, onore che lei proprio esprime grazie anche alla targa che le è stata consegnata dal signor Angelo. Sì, sì, mio babbo sarebbe stato felicissimo, insomma, di questa cosa. Un grande riconoscimento per lui sarebbe stato. Altra tappa lavorativa importante con consegna di targa e la stretta di mano da colleghi ma anche amici. C'è anche un rapporto d'amicizia. 10 anni insieme. Mio unico socio e amico di tante battaglie fatte insieme con la ditta Beta. Elettromeccanica Beta è stato un altro punto di riferimento del signor Angelo, che a un certo momento si è trovato a lavorare anche con lei. Ci racconta questa parte di storia insieme? È una bella storia, siamo partiti per scherzo, è uscito dalla scuola. C'è venuta quell'idea di mettersi in proprio, è venuta una bella realtà perché abbiamo fatto tantissimi impianti, anche se era quel momento era veramente favorevole. Di che anni stiamo parlando? 1978. E com'è stato come socio, come collega, ma anche come amico, perché poi nascono anche delle amicizie? Siamo andati a scuola assieme, era un ragazzo d'oro, è stato sempre vicino a me. E io gli ho dato il cuore. Ci racconta un aneddoto divertente, qualcosa che vuole ricordare, perché lavorando insieme ne saranno accadute di cotte e di crude, come si dice. Lavorando in autostrada ci prendevano per cowboy, andavamo via come avvitatori, cose che altri non fanno. Allora, questa sera abbiamo detto che è la serata delle sorprese, perché lei ha deciso, in onore di questo evento, di dedicare una poesia, è vero? Ok. La sentiremo tra poco, ma l'ha scritta lei? Diciamo che l'ha scritta io con la mia compagna. Dedicata proprio ad Angelo? Angelo, è chiaro, Angelo. In occasione proprio di questa serata? Di questa serata. Di che cosa parla questa poesia, che cosa racconta? Ma diciamo, è un ringraziamento, è una storia, è un evento fino ad arrivare a oggi. Allora, intanto la ringraziamo e tra poco avremo il piacere di ascoltarla e di farla ascoltare anche al pubblico a casa. Com'è il titolo di questa poesia? Angelo. Si chiama Angelo. Angelo, ci siamo conosciuti alla scuola professionale, per noi eccezionale. Da adolescenti siamo cresciuti dandoci suggerimenti. Ritrovarsi insieme per lavoro un inizio e restare insieme per 10 anni. Un progresso, un successo, poi l'evoluzione, ognuno per la propria direzione. Tuttavia ci siamo sempre confrontati e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Per dedizione e volontà
tu sei arrivato fin qua. Questo anniversario, un punto di arrivo, grande obiettivo, un'occasione per onorare insieme di ieri le testimonianze e di domani le speranze. Buon anniversario aziendale. Anzi. Per questa amicizia eccezionale, buon anniversario aziendale. Che bello, che bello. Una grande amicizia che va al di là, insomma, delle ore di lavoro. Grazie allora, grazie, grazie. Una doppia soddisfazione questa sera, sia per questa attività così longeva, 35 anni insomma di Centro Luce, ma anche per i 50 anni di carriera personale. Beh sì, è un riconoscimento, un momento che va celebrato, perché sono 50 anni di professionalità, di impegno, e devo dire che molte volte la differenza su determinati lavori la fa proprio la competenza che si è fatta negli anni. E Bartolucci Angelo è un riferimento nella città con la sua azienda, devo dire lavora anche per le amministrazioni pubbliche, per le comunità, ma non è soltanto lavoro, è anche presenza sul territorio, perché è sempre stato vicino anche a tante iniziative, al mondo dello sport, quindi è veramente integrato ed è giusto rendergli onore, ringraziarlo per questa competenza, questa professionalità che ha diffuso nel territorio, ma soprattutto e per non essersi fermato solo lì, ma di essere stato parte integrante di questa comunità. E la tanta presenza di tante persone dei vari mondi sono una testimonianza di affetto, ma soprattutto di riconoscenza per quanto ha fatto e per quanto sta facendo. Allora, Angelo Bartolucci merita un riconoscimento, perché 50 anni di attività, un'azienda che ha portato avanti prima, ha fatto le sue esperienze, quegli artigiani che lasciano il segno, e la partecipazione è una dimostrazione, quelli che ha incontrato nel suo percorso, chi ha lavorato con lui, chi gli ha insegnato, i mondi a cui è stato vicino, perché l'amministrazione comunale, perché fra l'altro come azienda Centro Luce lavora anche con l'amministrazione, quindi lavora per tutti, perché quando sistema l'illuminazione pubblica fa le cose, quindi non le fa per il comune ma le fa per la gente. Ora, come nelle grandi occasioni, il sindaco quando festeggia qualcosa mette anche la fascia che rende onore ad Angelo Bartolucci, e gli diamo la laurea. Loro gli hanno dato il diploma e noi gli diamo la laurea, questa pergamena che è il riconoscimento da parte della città, dell'amministrazione comunale. E quando lo fa l'amministrazione, lo fa il sindaco, la fascia, lo fa a nome di 60.000 abitanti, perché è la voce di tutti e io penso che se lo meriti. Quindi complimenti, solo che di solito dopo 40 anni di attività si va in pensione, lui ne ha fatto 50, rompe, dà un pessimo esempio, quindi rovina il mercato, questo gli fa, è una battuta per fare onore, quindi questo è a nome dell'amministrazione comunale. Città di Fano, alla ditta Centro Luce, che da 50 anni, sia come azienda sia come attività personale, si occupa di illuminazione, offrendo un servizio sempre attento al territorio e alle persone. Con stima e riconoscenza, la città di Fano, Fano 30 settembre 2023. Una grande amicizia e anche un caso di omonimia, ma non c'è parentela. Gino Bartolucci, Angelo Bartolucci, amici per lavoro. Sì, amici per lavoro, noi ci siamo conosciuti alla bella età di 20 anni, dove alla GNS naturalmente io ero un anzianotto di fronte a lui, perché ho qualche anno in più naturalmente, e lui era il mio boccia per 5 anni, 4 anni circa prima di partire ognuno per una propria strada di lavoro personale. Naturalmente è stata un'esperienza positiva, con Angelo è rimasta un'amicizia, non il fatto che ci chiamiamo tutti e due Bartolucci, però non siamo parenti, però questi 40 anni o più, 50 anni circa, naturalmente è rimasta una stima eccezionale. Non a caso stasera ci ritroviamo qua
proprio alla cooperativa Tre Ponti, dove è la mia sede, dove Angelo mi ha detto possiamo fare una bella festa, e naturalmente Angelo non si poteva dir di no. Vi abbiamo raccontato più di una storia personale, una storia lavorativa, professionale, una storia e tante storie, quella dei personaggi che questa sera con la loro presenza hanno arricchito questo evento. Vi ringraziamo dell'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi. Ciao!